Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo dei file PDF, di come tradurre un file PDF, ma non è questa la parte più interessante di questo video, è di tradurre il file PDF, anche un file di molte pagine, ma la parte più interessante è che il file tradotto rispecchierà la grafica del file originale. Se supponiamo che nel file originale ci sia una grafica con delle tabelle, dei disegni, delle fotografie o i caratteri comunque della scrittura, il file tradotto rispecchierà appieno il file originale. Quindi una cosa che diventa veramente utile soprattutto per i libretti di istruzione che spesso e volentieri non hanno la lingua italiana. Se poi compriamo prodotti dalla Cina, magari non c'è neanche l'inglese. Quindi diventa utilissimo per tradurre libretti di istruzione che sono magari in lingua cinese o comunque in lingua inglese e li vogliamo avere in italiano e avere un file PDF perfetto, così come è il libretto originale, anche se la lingua italiana non viene fornita dal fornitore. In più, per tradurre in questo modo il file PDF servono pochissimi minuti, difficoltà zero e soprattutto è gratuito. Non si paga nulla perché sono tutti servizi online gratuiti. Adesso andremo a vedere da vicino come fare a fare questo tipo di traduzione. Userò il file che è il file PDF del manuale di istruzioni del mio DJI Mavic Air che ho comprato settimana scorsa e che ha solo il manuale in inglese. Quindi adesso userò quello che è l'ultimo file di cui ho avuto il bisogno di avere una traduzione. Quindi io userò quello come esempio, però si può usare per qualsiasi tipo di file di qualsiasi produttore, basta che sia un file PDF. Adesso guardiamo da vicino come si può fare. Per prima cosa dobbiamo aprire il sito online Doc Translator, di cui vi lascio il link in descrizione. Ecco, una volta aperto questo sito, qua dobbiamo caricare il nostro file PDF. Ora, una volta che noi abbiamo reperito il nostro file PDF di cui ci interessa avere le istruzioni o qualunque cosa sia, andiamo qui in basso, schiacciamo qua in basso su Translate Now. Ecco, vedete che ci dice di caricare il file PDF che vogliamo tradurre. Allora, una volta che abbiamo aperto questa pagina, vado a prendere il mio file PDF, che in questo caso è il file del Mavic Air. Vedete, lo trascino, lo rilascio. Vedete che qua in questo mi dice che il file che sto cercando di caricare ha una dimensione maggiore rispetto a quella che si può caricare in questo sito, perché il massimo che si può caricare sono 10 mega, mentre il file che io vorrei tradurre è 12 mega. Quindi cosa facciamo? In questo caso, se il vostro file è più grosso di quello che è supportato dal sito, basta aprire un altro sito che è questo, si chiama Small PDF. Qua andiamo a dividere il nostro file PDF. Ok, quindi schiacciamo su dividere PDF. Vedete che ci apre questa pagina. Qua non dobbiamo fare altro che trascinare il file che vogliamo decomprimere, cioè lui dividerà tutto il file, tutte le pagine del nostro file le dividerà singolarmente. Una volta divise, possiamo o eliminare le pagine superflue, però non sempre è necessario farlo, perché tipo questo lui, comunque quando poi ricompatta il file, lo ricrea di una dimensione più piccola, con meno mega. Quindi vedete che se io vado a prendere il file di prima, quello che è di 12 mega, lo trascino qua, vedete che la barra viola sta salendo perché sta caricando il file. Essendo un file molto grosso, sono 12 mega, poi io c'ho una linea internet molto schifosa, ci mette un po' di tempo. Una volta caricato, vedete che appare qua il nostro file. Quindi seleziona le pagine da estrarre, poi facciamo scegli un'opzione e vedete che qua ha separato tutte le pagine del nostro file PDF. Allora, la prima cosa che potete provare a fare è solo ricompattare tutto il file e già avrà una dimensione minore. Se nel caso il file comunque è talmente grosso che anche ricompattandolo
le dimensioni rimangono superiori ai 10 mega, potete andare a eliminare le pagine che non vi interessano, cioè, che ne so, la copertina, l'indice, le pagine introduttive o le pagine finali dove ci sono delle schede magari che non vi interessano, eliminate quelle, ricompattate e il file ovviamente si rimpicciolisce. Se invece, come nel mio caso, cioè in questa situazione, se io ricompatto i file diventano meno 10 mega, diventano circa 8 mega e 6, una cosa del genere, quindi scendo sotto i 10 mega non ho bisogno di eliminare nessuna pagina. Quindi vado a selezionare tutte le pagine. Una volta che ho selezionato tutte le pagine, vedete che sono state contornate di viola, quindi vuol dire che le ho selezionate tutte. Infatti qua in basso vedete che vi dice una fino a 58, quindi vuol dire che tutte le 58 pagine io le ho selezionate. A questo punto basta andare su dividere PDF. A questo punto è stato creato un nuovo file PDF, vedete che qua ve lo dice. Qui basta che schiacciamo su questa casella download file selection PDF e in automatico vedete che parte il download del file PDF. Vedete qua che sta scaricando il file. Una volta che abbiamo ottenuto il nostro file PDF, eccolo qua, vedete, abbiamo il file originale, cioè quello così com'è, quello originale del produttore del nostro prodotto, ma adesso le dimensioni di questo file saranno molto più piccole. Cioè andiamo a guardare che vedete che mi dice che questo file PDF è di 8,6 mega. Il file originale era di 12,8. Quindi solo scompattandolo e ricompattandolo il file è diminuito di dimensioni. Okay. Nel caso fosse rimasto sopra i 10 mega perché comunque già di partenza supponiamo fosse stato ancora più grosso, non so, 15, 16, 17 mega, potevamo andare a eliminare qualche pagina così come vi ho detto prima, così avreste comunque avuto un file sotto i 10 mega. Adesso che abbiamo il nostro file sotto i 10 mega, cosa facciamo? Riapriamo il primo sito di cui vi ho parlato, cioè Online Doc Translator, e andiamo a importare il file rimpicciolito di dimensioni. Quindi lo trasciniamo sempre qua dentro, qua facciamo ok e vedete che inizia l'upload. Ecco che adesso ha finito l'upload, quindi abbiamo caricato all'interno del sito Online Doc Translator il nostro file PDF, in questo caso in lingua inglese. Qua in basso andiamo a scegliere, vedete che rileva in automatico che la lingua del file che abbiamo caricato è in inglese. Qua possiamo scegliere in che lingua vogliamo tradurlo, vabbè in questo caso in italiano, ma se uno gli interessa lo può tradurre in un'altra lingua. E qui clicchiamo su Translate. Una volta che clicchiamo qua, ecco che parte l'elaborazione del file. Vedete qua con la percentuale che vi indica a che punto è il processo di elaborazione del file. Ecco che una volta finito avete visto che è partito in automatico il download, cioè ha scaricato nel mio Mac il file tradotto. Adesso una volta finito di scaricarsi possiamo andare a guardare com'è venuto il file tradotto. Quindi chiudiamo adesso Safari, andiamo a aprire i file PDF e andiamo a confrontarli, cioè apriamo quello in inglese, questo che è quello in inglese e questo che è quello in italiano, cioè questo vedete è quello in italiano, questo quello in inglese. Guardate, vedete che già la copertina è stata tradotta qua user manual, qua manuale utente. Ok, andiamo a vedere anche l'altra pagina, vedete come i due file sono simili, se non quasi uguali, però molto simili. E vedete che la grafica è rimasta inalterata, cioè le caselle, i contorni sono rimasti inalterati, però il file è completamente tradotto. Proviamo a guardare anche pagine più avanti, vedete anche pagine con disegni tipo questa, guardate, ecco vedete che i file, guardate i disegni sono rimasti inalterati
Ditemi voi se non è una cosa utilissima, cioè avere i file di prodotti che avremo in inglese, magari prodotti molto complessi, quindi ok che magari uno con l'inglese ci arriva, però averlo in italiano secondo me è comunque tutta un'altra roba. Se poi addirittura il libretto di istruzioni dell'oggetto che abbiamo comprato magari è solo in cinese, a quel punto penso che questa operazione di traduzione diventi una cosa non utile, utilissima. Quindi avete visto com'è semplice, economico e rapido tradurre un file PDF da una qualsiasi lingua all'italiano o dall'italiano a una qualsiasi lingua, lasciando inalterata la grafica, i caratteri, quindi lasciare così come nasce il file PDF originale. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollice su, iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto condividetelo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!